La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. In apertura la cronaca. Varese, nuovo assalto questa mattina alla farmacia di Via Dalmazia, dove si era registrata una rapina 2 settimane fa. Ci racconta tutto in questo servizio Paolo Grosso con immagini blitz. Due rapine in 15 giorni. In questo sfortunato inizio d'anno, oggi secondo assalto armato alla farmacia Montanari di Via Dalmazia, in Valle Olona. A colpire, poco dopo l'apertura, è stato di nuovo un bandito solitario, con il volto coperto da una sciarpa e con una pistola in pugno. In base alle testimonianze delle farmaciste, non dovrebbe trattarsi della stessa persona. Il primo malvivente era giovane, sui 20 anni, il secondo sui 30 o forse anche 40. I due rapinatori sarebbero comunque entrambi italiani e resta da stabilire se la pistola mostrata da entrambi alle due farmaciste fosse un'arma vera o un giocattolo. Quanto al bottino, proprio il fatto che il colpo sia avvenuto all'inizio della mattinata ha comportato un risultato economico decisamente peggiore per il rapinatore. Se infatti il 16 gennaio il primo malvivente se n'era andato con circa 1000 euro, poco prima della chiusura, oggi il secondo si è dovuto accontentare di 200. Sul posto sono di nuovo accorse le pattuglie della squadra volante della Questura, che hanno subito avviato le indagini raccogliendo le testimonianze dei presenti. E di nuovo si spera che qualche indicazione utile possa arrivare dalle telecamere di videosorveglianza. Rimaniamo alla cronaca. È stato arrestato e poi scarcerato il giovane che la notte scorsa a Varese ha colpito con una ginocchiata un carabiniere al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo. 25 anni, algerino, incensurato, era stato trovato in stato confusionale in zona stazioni e portato in ospedale. Qui ha però dato in escandescenza e non si è calmato neppure dopo l'arrivo dei militari, ferendone appunto uno. Questa mattina in tribunale la convalida dell'arresto, il patteggiamento a 6 mesi e la scarcerazione. Ancora un arresto per spaccio nei boschi. In questo caso i carabinieri di Luino hanno fermato un 32enne marocchino in un bivacco nel territorio di Valganna, verso Mondonico. Alla vista dei militari, il giovane ha lanciato il marsupio contenente droga e soldi cercando di scappare, ma è stato bloccato dopo una colluttazione con i militari. L'uomo è stato arrestato per i reati di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi, comparso davanti al giudice per la convalida dell'arresto, ha dichiarato di essere stato pagato 50 euro al giorno per consegnare le dosi di droga ai clienti. Voltiamo pagina occupazione. Dopo l'allarme rilanciato dai sindacati nei giorni scorsi sul futuro a forte rischio dell'azienda tessile Leggiuno SPA, questa mattina si è tenuto un presidio davanti al Tribunale di Varese. Presenti dipendenti, sindacati e politici. Le interviste. Lavoratori, sindacati, autorità locali e candidati al Consiglio regionale in piazza Cacciatore delle Alpi a Varese questa mattina davanti al Tribunale per un presidio in nome della salvezza della Leggiuno SPA, lo storico marchio lavenese del tessile. Sentiamo le parole di due candidati al Consiglio regionale, la leghista Francesca Brianza e Samuele Astuti del PD. Un'azienda è una realtà importante per tutto un territorio, tanti lavoratori. E c'è la concreta possibilità però di andare avanti, che questa azienda continui ad andare avanti sul nostro territorio. Ora ci troviamo in una situazione complicata, dove ci sono aspetti giudiziari, legislativi e anche burocratici che giustamente e doverosamente fanno la loro parte, però si devono anche cogliere gli sforzi che oggi si stanno mettendo sul tavolo e le concrete possibilità che questa azienda vada avanti, perché in caso contrario è un danno per i lavoratori, è un danno per tutto un comparto del territorio e in questa c'è massima collaborazione invece nella volontà di proseguire da parte di Regione Lombardia che da questo punto di vista è sempre stata attenta e ha seguito l'evolversi della situazione negli ultimi mesi e tuttora sta verificando come continueranno le cose e per noi è fondamentale, abbiamo la vicinanza dei sindaci, abbiamo la vicinanza dei lavoratori, è necessario fare dei ragionamenti anche pragmatici per capire che si può e si deve andare avanti. Siamo qui per esprimere vicinanza ai lavoratori insieme ai sindacati, per salvare posti di lavoro e salvare un'azienda che lavora da anni, tra l'altro in un territorio
complicato. Abbiamo bisogno di industrie di questo tipo, abbiamo bisogno che ci siano posti di lavoro anche in quelle zone, in quei comuni. Due cammelli a spasso sulla statale del Sempione, sui territori di Nerviano e Pogliano Milanese. È accaduto questa mattina presto. I due animali erano scappati da un circo. I dettagli nel servizio di Stefano Vietta con immagini di Walter Todaro di Publifoto. Che ci fanno due cammelli alle 5 del mattino nei pressi della statale del Sempione? E la domanda che si sono posti gli automobilisti che oggi, all'alba, si sono imbattuti nei due animali a spasso tra la statale 33 del Sempione, Nerviano e via Perlainate, sul territorio puglianese. Qualcuno, che certo non si aspettava un simile incontro all'alba di un normale martedì lavorativo, ha dovuto anche schivarli mentre procedevano a zonzo lungo la pubblica via. Subito sono state allertate le forze dell'ordine e poco dopo sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Milano che hanno intercettato e bloccato i due cammelli. Si è scoperto poi che provenivano da un circo distante in questi giorni a Pogliano Milanese, dal quale sono scappati nella notte, eludendo la sorveglianza. Gli addetti dell'attività circense hanno riportato i due fuggitivi nei loro recinti. Nessuno si è fatto male. Il magistrato Giuseppe Battarino ha concluso oggi la sua carriera dopo 32 anni nelle aule dei tribunali e nel salone del Consiglio Comunale di Varese ha presentato poco fa il libro che ripercorre questi anni da magistrato. Pasquale Martinoli. Giuseppe Battarino, magistrato, si concludono oggi 32 anni di carriera, molti dei quali trascorsi a Varese, e contestualmente un libro che racconta questa quotidianità di giustizia di questi 32 anni. Quale impressione ha avuto? Qual è la sintesi? E quale idea di giustizia lasci? Allora, è difficile fare una sintesi di 32 anni di lavoro, è difficile fare una sintesi anche della passione per questa città e questo territorio. Questo è difficile. È più facile dire che c'è un'idea di giustizia in questo piccolo libro che raccoglie qualche scritto marginale, se volete, però è l'idea di una giustizia quotidiana, come nel titolo di questo libro, l'idea di una giustizia vicina alle persone, l'idea di una giustizia che apre lo sguardo e apre il cuore davanti alle persone. E siamo alla pagina sportiva, pallavolo femminile, mercoledì europeo, quello di domani per la UIBA Busto Arsizio alle 20.30 all'Iwork Arena. Arrivano le turche del Thai Istanbul. La presentazione del match è firmata da Samantha Pini. Dopo il fine settimana trascorso da spettatrice della Final Four di Coppa Italia, l'UIBA torna finalmente in campo domani sera. L'appuntamento è di quelli importanti. Alla Ework Arena di Busto Arsizio arriva la formazione turca del Thai Istanbul per il match di andata dei playoff di CEF Cup. Sfida impegnativa quella che attende le farfalle contro la formazione allenata da un vecchio nemico di Busto Arsizio. Sulla panchina del Thai siede infatti Marcello Abbondanza, coach di quel Villa Cortese, protagonista, un po' più di una decina di anni fa, di accesissime sfide con l'UIBA che infiammavano il tifo e riempivano i palazzetti. Ritorno dunque suggestivo per il tecnico ex Bergamo, che proverà a dare un dispiacere alle biancorosse, forte di un roster con nomi di spicco. Su tutte, l'opposta canadese Chiara Van Rijck, la banda tedesca, vista con la maglia di Monza, Anna Ortmann, e la palleggiatrice turca Naz. L'UIBA dovrà cercare di conquistare il risultato più netto possibile in vista del retour match che si giocherà martedì 7 febbraio a Istanbul alle ore 16 italiane. Ed ora il calcio, domani turno infrasettimanale nel girone A di Serie C. La Pro Patria sarà di scena sul campo della Pro Vercelli, calcio d'inizio alle 18. Le parole della vigilia del tecnico dei bianco-blu Jorge Vargas, servizio corredato anche dalle immagini di Domenico Biotto di Agenzia Blitz. Una partita fondamentale per noi per capire se siamo riusciti a capire la lezione delle due sconfitte, se possiamo dare continuità dei risultati. Poi sappiamo che è un campo molto ostile per la Pro Patria, erano da tanti anni che non vince là. Quindi siamo pronti per andare a fare una buona partita e con la possibilità di fare punti. Se stiamo bene fisicamente, la squadra
Si sta completando piano piano con la gente che era fuori. Sappiamo che loro vengono da due vittorie importanti. Sarà una partita tostissima perché è una squadra forte. Bene tutto, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con il TG di prealpina.it si rinnoverà domani alle 19. Buona serata.